Buonasera a tutti, visualizzate la presentazione, ok. Allora, come abbiamo visto finora, la sostenibilità rappresenta ormai un fattore fondamentale per la competitività delle imprese e lo sviluppo del sistema economico. In particolare, l'attenzione ai fattori ambientali, nell'ambito della sostenibilità risponde a una diretta utilità economica. Infatti, il cambiamento climatico e le relative politiche di, mitigazione espongono le imprese e a ruota il valore dei loro titoli finanziari a una serie di rischi. Possiamo pensare ai rischi fisici, ovvero quelli derivanti dall'intensificarsi di fenomeni naturali estremi che possono impattare le aziende. Pensiamo all'aumento della temperatura o alla siccità o a eventi acuti come alluvioni, uragani, ondate di calore, che possono danneggiare gravemente le imprese interessate da tali eventi. Come dicevamo, a ruota, tutti questi eventi possono andare a danneggiare tali imprese, provocando un deprezzamento delle azioni e dei loro titoli e anche provocando perdite per gli intermediari e i risparmiatori che detengono tali titoli. Vi sono poi i rischi di transizione, quelli derivanti dal passaggio di sistemi di produzione con basse emissioni di anidride carbonica, che possono impattare le imprese più esposte a tale transizione. Possiamo pensare all'emanazione di normative che appunto impattano le imprese più esposte, quali quelle operanti nel campo energetico automobilistico, alle quali le imprese non riescono ad adeguarsi e che quindi possono generare rischi per intermediari che finanziano tali imprese e ancora più a ruota per i risparmiatori che detengono azioni o titoli di queste imprese. Pertanto, a livello europeo, tale tematica è stata affrontata già nel 2019 con il Green Deal, che consiste in una serie di misure elaborate dall'Unione Europea che verranno poi declinate a livello domestico dai vari paesi membri, atte a ridurre l'impatto di tali rischi sulle economie, con l'obiettivo nel 2050 di arrivare alla carbon neutrality. È quindi evidente come tali rischi possono impattare direttamente il sistema finanziario e rendendolo più vulnerabile. Pertanto, le banche centrali hanno sin da subito adottato un approccio di grande attenzione ai rischi ambientali, considerandoli rilevanti nel loro operare. Le banche centrali hanno una duplice veste, da un lato di autorità di vigilanza e garante della stabilità monetaria e finanziaria dei paesi membri, e dall'altro anche di investitore diretto nell'economia reale. Infatti, le banche centrali detengono nei loro bilanci titoli delle aziende in cui investono. Quindi sono molto attenti a questo tema perché appunto un deprezzamento di tali attivi potrebbe minacciare la loro stabilità patrimoniale e quindi anche la loro dipendenza dai governi centrali. Pertanto appare evidente come il sistema finanziario abbia un ruolo centrale in tale dinamica, perché l'entità di investimenti necessaria a favorire la transizione verso un'economia carbon neutrality e sostenibile venga da canali privati che appunto il sistema bancario e finanziario deve indirizzare. È quindi evidente il ruolo del sistema bancario nell'indirizzare i flussi finanziari a tale scopo. Ciò spiega in tale ambito l'intervento della Banca d'Italia, che ha emanato recentemente delle aspettative di vigilanza sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, dei sistemi di governo, controllo e gestione dei rischi, informativa al mercato. Tali aspettative hanno carattere non vincolante, sono emanate secondo un principio di proporzionalità, ovvero la Banca d'Italia non richiede a tutti gli intermediari di adottare le stesse misure in tale ambito, ma richiede di valutare qual è l'impatto di tali rischi sulla propria operatività e anche tarando la dimensione dell'intermediario. E richiede appunto che gli operatori dispongano di idonei presidi e sviluppano adeguate prassi per identificare, monitorare e misurare tali rischi, continuando al contempo però a garantire il necessario accesso al credito e assistendo le aziende impegnate in tale processo di transizione. Altrettanto importante è anche la capacità di comunicare l'integrazione dei rischi climatici nel proprio modello strategico operativo, al fine di scoraggiare pratiche che risulterebbero scorrette. È quindi evidente come gli obiettivi del Green Deal della Commissione europea siano stati calati nell'economia reale attraverso i canali delle banche centrali che chiedono alle istituzioni finanziarie l'adozione di prassi di governance e nonché di integrazione di rischi nelle loro strategie aziendali, e
che a loro volta ci si aspetta richiedano ai clienti finali, ovvero le imprese che vanno a finanziare, a cascata, un approccio alla sostenibilità egualmente strutturato. Proviamo ora a entrare un pochino dentro la declinazione di tali aspettative, no? È noto, ce lo siamo già detti, come l'organo di amministrazione debba svolgere un ruolo di indirizzo di governo. Ora ci si aspetta che tale organo sempre più integri i rischi climatici e ambientali nella propria strategia. Tale risultato si può raggiungere anche e soprattutto attraverso un cambio culturale. Questo cambio culturale, quindi non solo KPI, non bastano più i KPI all'interno dei sistemi incentivanti di breve o di lungo, ma tale cambio culturale dovrà avvenire tramite le principali policy aziendale e tramite anche appunto sistemi organizzativi e gestionali, ma soprattutto che si riflettano all'interno del settore finanziario nel risk appetite framework appunto dell'intermediario medesimo. Nello specifico, affinché l'organo di amministrazione possa rispondere in maniera efficace a tali aspettative, gli intermediari dovranno dotarsi e dovranno prestare attenzione a diversi elementi. Innanzitutto alle competenze. Quindi occorrerà comprendere quali siano le competenze più idonee a poter valutare i rischi climatici e ambientali nella strategia. Occorrerà poi comprendere come queste competenze vengano poi, come dire, declinate in ruoli e in responsabilità in seno al CDA medesimo o in seno ai comitati endoconsiliari. Ci si dovrà dotare, come in ogni sistema, di un flusso di reporting, di monitoraggio. Se invece poi scendiamo in quello che sono le aspettative sulla parte esecutiva, quindi spostandoci dall'organo di gestione e di strategico, i CDA dovranno valutare innanzitutto la creazione e l'adeguamento delle strutture aziendali dedicate. Questo continuo rafforzamento del coinvolgimento delle funzioni di controllo, adesso poi vedremo esattamente bene cosa ci aspetta delle funzioni di controllo, e dall'integrazione appunto dei rischi climatici e aziendali, soprattutto ce l'ha già anticipato Mario, che presiedono il processo di investimento. Quest'ultimo elemento diventerà un elemento chiave. Le aziende, diverse dagli istituti finanziari, che dovranno accedere nella nuova modalità di ottenimento del credito, saranno sicuramente sottoposte a uno screening differente da parte dell'intermediario finanziario. Ci si aspetta quindi che l'intermediario finanziario stesso decida di erogare o di valutare attraverso condizioni differenti l'erogazione del proprio credito esaminando tali sistemi e tali meccanismi di governance sottostanti all'integrazione dei rischi all'interno della politica di sostenibilità, ma proprio in concreto, si andrà a verificare in concreto. Da qui in poi il titolo del nostro intervento è quello che volevamo sottoporvi di come la normativa bancaria e le sue attese anticipino quali sono le aspettative in tale materia. Vediamo dunque come in concreto questo argomento debba e come l'organo amministrativo debba valutare l'operato delle differenti funzioni. Vediamo qua, abbiamo tematiche che dovranno essere volte in tematiche di formazione. Ci dovranno essere sistemi informatici atti a monitorare e anche verificare come sarà l'inserimento di questi rischi climatici e ambientali. Un tema della competenza di cui parlavamo dell'organo medesimo dovrà essere calato all'interno delle strutture. Dopodiché abbiamo le funzioni di controllo che continueranno a dover svolgere il loro sistema di controlli, quindi la funzione internal audit dovrà continuare a verificare l'adeguatezza dei propri presidi e delle tecniche di mitigazione dei predetti rischi. La funzione compliance dovrà continuare ad assicurarsi che tali rischi di conformità, che i rischi di conformità derivanti da appunto rischi climatici piuttosto che rischi ambientali siano considerate debitamente in tutti i processi. Ne fa e continuerà, come da sempre nel mondo finanziario, a farne la padrona la funzione di risk management, e che vengono appunto incorporati i fattori climatici e ambientali nella valutazione dell'esposizione al rischio e relativo monitoraggio. Ci aspettiamo quindi in chiusura che ci siano dei fenomeni di crescita, di consapevolezza di tali tematiche, sicuramente negli istituti finanziari, ma come sempre una maggiore estensione di queste tematiche anche nel business invece che accede agli istituti finanziari. Questo ad oggi, come ci dicevamo, fa parte di un'aspettativa del regolatore. Ricordiamoci anche come ragiona il regolatore. Emana delle aspettative, si aspetta che appunto, che gli intermediari si inizino a ragionare su come mettere in atto questi processi di governance, dopodiché va a verificare il regolatore.
E sulla base di quanto osserva nel mercato, inizia a delineare delle linee guida un pochino più prescrittive che poi vengono implementate nei vari paesi. Quindi questa per noi continua a essere una grande opportunità per ragionare anche rispetto alla call to action di cui parlava Marco prima, per ragionare su come la sostenibilità possa entrare in maniera profonda e culturalmente sia dal punto di vista dell'organo amministrativo, ma anche proprio nella cultura aziendale.